Dirigente, una nuova avventura, no? Che lei non era impegnata, anzi, quindi aggrava Un ulteriormente il aggravio ogni peso di lavoro. attività a Baranno. Sì. Ecco, com'è nata chiaramente questa esigenza? Cosa l'ha spinta comunque ad accettare questo incarico? L'ho accettato perché bisognava solo giustificare con gravi e comprovati motivi, quindi sarei dovuta mancare anche qua nel caso non avessi accettato anche il circolo didattico. Però è una sfida nuova perché comunque riguarda l'infanzia e la primaria e sappiamo il settore base, il settore importante per la formazione dei futuri alunni delle scuole medie. Quindi io sono contenta di aver assunto anche questo impegno che senz'altro è oneroso e comporterà lavoro. Però io l'ho detto anche agli insegnanti che sono orgogliosa di andare in questo circolo didattico di Barano, che comunque ha una tradizione da difendere. Vorrei che fosse coeso e che insieme a me lo portassimo ai livelli del passato glorioso, perché c'è stato un po' di ricambio. Ecco, negli ultimi anni non c'è stata continuità, parliamoci chiaro. E allora una scuola, quando ha una continuità di un dirigente fisso, è tutta un'altra cosa, ma purtroppo da quando è andata via Maria Rosaria Mazzella, comunque c'è stata la Guardiano, c'è stato Monaco, ci sono stati Franco Mollica, la preside Consalvo, e hanno sempre, è vero, lavorato e dato però un'impronta non continua. Allora io ho detto loro di impegnarsi, perché sicuramente l'anno prossimo avranno un dirigente fisso, me lo auguro, perché ci sono altre immissioni, però di lavorare anche loro nei singoli plessi affinché ci sia un ritorno a questo passato glorioso. Io ricordo che il circolo didattico di Barano ha lavorato sempre molto bene. È una realtà complessa, ci sono 5 edifici scolastici, sono 8 plessi, per cui non è semplice la gestione. Anche a livello amministrativo, lì abbiamo avuto problemi di organico. Quest'anno è arrivata una nuova DSGA. Io sono contenta di queste nuove leve. Arrivò 2 anni fa da me la DSGA, che aveva appena superato il concorso, è di 32 anni, e la di 30 anni, quindi molto giovani, molto volenterose. So che ha preso anche contatti con l'amministrazione, ha visitato tutti i plessi, ha capito un po' quali sono le difficoltà. Penso che si possa lavorare bene. Lei è giovane e io posso consegnare quelle che sono la mia esperienza professionale di tanti anni di lavoro a persone volenterose che abbiano voglia di continuare e di stare poi soprattutto sul territorio isolano. L'infanzia è la scuola che io adoro, perché i bambini dai 0, dai 3 ai 6 anni sono menti assorbenti, imparano tanto tanto tanto. Io poi sono stata sempre una strenua sostenitrice delle idee di Montessori e di tutto quello che ho imparato. Perché poi da direttrice didattica ho iniziato la mia carriera e quindi nelle scuole dell'infanzia ci sono andata sempre da osservatrice, ma anche da ammiratrice, perché le insegnanti sono straordinarie, fanno dei lavori bellissimi insieme ai ragazzi. Quindi è un mondo tutto. Poi la scuola primaria è una scuola che mi appartiene, perché io comunque vengo dal ruolo elementare della primaria, quindi io sono stata un'insegnante e mi sono dedicata sempre tantissimo, dai 6 ai 10 anni, che poi vengono alle medie, noi creiamo le basi, sono i pilastri della formazione, e quindi bisogna dare tanto, 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 tanto. I ragazzi hanno bisogno di avere le basi necessarie per poter affrontare un percorso formativo che li porti poi a essere maturi, autonomi, a imparare da soli, e quindi ci dobbiamo dare dentro, soprattutto nei 5 anni di primaria. Un'ultima domanda, quale sarà il futuro di Lucia Monti? Perché se ne sta parlando molto. Allora, il futuro di Lucia Monti, io penso di essere arrivata all'ultimo anno. A meno che non sopraggiungano leggi nuove, vado via con tantissimi anni, ho 43 anni di servizio pieno, quindi vorrei dedicare gli ultimi anni anche un po' di più alla mia famiglia, a mio figlio, a mia madre, e vorrei anche realizzare qualcosa. Negli ultimi anni mi sono anche
specializzata in master familiare, anche di mediazione familiare e scolastica. Mi sono interessata anche dei minori, in particolare ho presentato richiesta al Tribunale dei Minori, alla Corte d'Appello, al Tribunale di Sorveglianza. Vorrei che i miei studi, non solo di scienze politiche, ma anche del master di criminologia e diritto penale, avessero un seguito. Io ho presentato richiesta, sono in graduatoria, se volessero una mia collaborazione, perché a questo punto sarebbe gratuita perché io percepisco già uno stipendio, dovrei veramente potrei dare qualcosa al mondo dei minori.